siamo qui alla sesta edizione del Festival della Poesia di Strada, organizzata dal Circolo dei Poeti, da nome evocativo Le Corti dei Miracoli, perché da 6 anni l'associazione, durante questo evento che ormai è distribuito su più giorni, va a presidiare piazze, stradine, slarghi, piazzette poco conosciute dai bitontini. Io vorrei ringraziare pubblicamente per lo sforzo encomiabile, anche fisico, il presidente, diciamo, onorario dell'Associazione Cenacolo dei Poeti, che dico l'abbondanza, lo conoscete tutti, ma anche il presidente reale, Pasquale Rienzo, detto Pasc. Io li ringrazio pubblicamente, un ringraziamento di tutta la giunta, perché questo festival, tra i tanti che facciamo a Bitonto, forse è quello più sfidante e coraggioso, perché porta la poesia laddove a volte sembra non esserci spazio né per il silenzio né per la sosta meditativa, cioè nella frenesia del centro antico, della movida. E ringrazio anche, siamo qui nell'atrio della cattedrale, Carla Baticchio, che da 6 anni ci regala le perle della sua poesia, inaugurando idealmente i giorni di questo festival. Questo festival si concluderà a settembre, ma poi ci sono diversi appuntamenti, quindi io davvero ringrazio il Cenacolo dei Poeti, tutti i soci, tutti i ragazzi, sono tutti giovani, quindi si avvicinano alla poesia grazie a questa iniziativa, e come dico sempre, viva Bitonto! E adesso a letto, bambini, spegnete la TV. Troviamo un posto dove stare solo io, solo tu. Sincronizziamo i cuori. Anche quest'anno la rete ROD, la rete delle organizzazioni dell'area della disabilità, ha voluto partecipare al Festival della Poesia, condividendo il percorso con l'associazione Il Cenacolo dei Poeti, perché il leitmotiv rimane lo stesso, l'inclusione delle persone con fragilità. Per cui noi come rete abbiamo organizzato un percorso, un laboratorio di arti espressive, abbiamo prodotto delle poesie dei nostri ragazzi con fragilità, le abbiamo proposte in questa corte in Vico Spoto, e ci siamo fatti supportare anche da Nicoletta e Anna, che sono due esperte in lingua dei segni, per cui mutuando l'espressività del corpo abbiamo scritto nell'aria. E quindi i nostri ragazzi si sono divertiti così, e abbiamo inteso voler far divertire anche la nostra comunità. Noi sì, ci siamo divertiti.